Mi sacrifico. Che dolce. Questo è impazzito di nuovo, no? No, che paio di palle. Lei sta sempre tutta morta. Se l'aiuto non attacco più. Io non so perché non posso attaccare. Mi sa, ah, perché sono prono per via del salto. Avrei dovuto camminare semplicemente. Ho fatto una gran cagata. Allora, questa che faccio? La tirala su, tirala su. Sì, sì, che comunque è un target. Pure se sta a uno. Ma comunque l'aiuto dovrebbe essere un'azione bonus. No, help no. Purtroppo non lo è. Tidibibo. Dai che c'è sta l'arciere, tanto ci penso io, c'ho due PG sopra, pensa a sti due tu. E come faccio se non c'è manco modo di attaccarlo? Lavora su sti due. No, vabbè, che ne so, mo passa, però dopo lavora su sti due, comincio io, giro pure la Ezel. Sì, la Ezel. Bibi de bo. Faccio, aspetta. Salti su. Ho visto che hai fatto un salto sul posto, che cazzo hai fatto? Ma perché? What? Ma mi ha fatto vedere che saltava! Il salto sul posto, beh. Morte calma. Morte tua, gli ha detto. Morti tuoi. Oh, la vuole uccidere per sempre. Don't make me hurt them. Ma questa ha fallito di saving throw. Critical miss. Ah, pure. Che sugata sto nanetto, maledizione. Diminiote. Ha detto le miniote. Questo lo demolisco. Fai tiro su. Affanculo. Fatto rally, tra l'altro fa 8 HP bonus, però non gliel'ha dati, non so perché. Ok. No, penso ce l'abbia bonus sopra. Sì, infatti ce l'ha. C'ha un HP più 8 di bonus. Ah, ok, nice. Quindi non te li fa vedere nella barra del PG. Un po' una cagata sta cosa, avrebbe no, dovuto mettere due barre. È tipo sopra e poi aggiungo più qualcosa. Oh, ma perché? Mannaggia. No, lo dico a te stessa. Forse la meglio. Sì, è bene che tu sia full vita, non ti preoccupate lei. Tanto lei se schioppa non fa niente. Buono, questo andrò in tilt. Ah, io devo uscire da sta nebbia, perché se non esco da sta nebbia è finita. Mamma mia. Woo! Ho fatto il salto del mamma mia Trav, gli ho dato una crocca clamorosa. Come Kent Rich, ma BBD bo, quello tanto è arrivato, eccolo lì, è tutto clippato pure, easy. Perfetto, ti ho preso pure il bonus HP, mi sono preso grazie a al mio Dark One's Blessing. Tanto zombie a destra e a sinistra, salta, sì, sì. Fa Ninja Boys. E vabbè, lei comunque non ha colpito una volta in tutto il fight. Io non c'ho più niente da tirare qua. Il clamore, non c'ho più una mazza. Ma che cazzo ha fatto sta ritardatissima? Ma come tu hai? Ma allora che cazzo disposti a fare lì? Ma what the frooks? Però quella penso che c'è qualche problema con le AI che ti fa tipo sto pathing e poi dice non puoi. Facciamo un'illusione, va. Meno male che ha floppato. Si salta, signori. Si salta. Non è vero, non si salta più.
Nice, me l'hai spostato, è stato buono stavolta. Nah. Una maledizione, sì. Vabbè, mi sposto qua, non posso fare una mazza, non c'ho più nulla. Che bella sta così. Impazzisci di nuovo, Ples? No, niente, mo, mo gli dà una botta e muore, guarda lì. Questo attacco d'opportunità, però. 10 danni, 16 danni in un turno. Poi ti tiro questa scoccia e ti manda a casa, vero? Bam. Nice. Io già avevo caricato la balestra. Nice. Fammi tirare su lei. Vabbè, è stato un fight abbastanza triste, ma neanche troppo, direi. Però dobbiamo decisamente riposare. Sì. Due pozioni di cura, nice. Non c'era nient'altro qua, c'era solo la gente che andava. Sai che c'è una cosa che non mi piace tanto, che lo fanno tutti quanti questi RPG qua. Generalmente quando uno luta con un PG, no? Dovrebbero fare che tipo le pozioni di cura, anziché doverle passare da un inventario all'altro, le puoi usare random in una barra. Ma no, ma sti cosi fanno burning. Ah sì, dovevamo usare sti affari qua. Ah, io dovevamo colpire per... Già. Figo. Vabbè. C'è qua sopra, si può andare allora. D-Twin? Non lo so. Non mi pare. No, è solo per bellezza quello. Riposiamo instant. Sì, da sicuro. You cannot fast travel from this area. Forse ci conviene uscire un attimo e riposare, direi. Ci abbiamo due PG a uno. Fai un quick save. Sì. Non vorrei che usciamo e ci troviamo lag. Sarebbe molto fun. Qui non c'era nient'altro. Quindi la porta era solo un'illusione. Quelle maschere che cazzo ce l'ha messa a fare? Lì sembra esserci un'altra area, però, visto? Più avanti. Eh sì, però se non riposiamo schioppiamo instant. Cioè, nidiamo. Dobbiamo uscire okay, da qua. Mi sa che sta di là l'area. Ok, mo la vedo. Ma lag, dici? No, l'area dove dovremo andare dopo, credo. Aspetta un attimo. Prima che esco con te. A me l'ho trovata bene un po'. Ma se c'è lag lì? No, c'è, ma... dopo la... C'è sta qui dove c'è la... Esatto, lì avanti c'è qualcosa, sicuro. Però mi sa che non possiamo passare, eh? Bibidipo... Dobbiamo saltare, mi sa, da quello che sembra. No, perché c'è la... No. Sì, sì, dobbiamo saltare oltre. E poi c'è tipo un mare di fumi, nice, che fanno danno. Ok, la torna indietro e arrivo da te. Eh sì, tocca uscire un attimo. Qua è safe, tanto. You cannot end the day while a party member is in a danger zone. Quindi siamo nella danger zone. In the danger zone. Esatto. It's been a long day. I'll need to rest soon. I'll need to rest soon, definitivamente, amica mia. Long day, rest soon. Direi che sono proprio le parole più importanti. Arrivo, sto cercando di uscire. Dai. Highway to the danger zone. Let's go. Non so se riusciremo a scrocchiare sta tizia. Ora sembra che nessuno voglia parlare, quindi possiamo pure rippare dritto per dritto. Mi ricorda veramente un botto Dragon Age. Sono troppo contento di questa cosa qua. Comunque sia, Dragon Age era proprio bello, che ti mettevi lì a parlare con gli omini, facevi le storie. Away. Che dove stai io? Sto scendendo. Ah, sei tornato dentro un'altra volta? Sì, sì. Vabbè, okay, dobbiamo fare quel pezzettino lì, vediamo che succede. Giusto, ma è bello. Ma scusa, tu avevi detto che c'era il veleno lì. Il veleno come cacchio si toglie? Non lo so, mo vediamo un attimo. Forse ci conveniva Gale. Non lo so, dovremmo vedere. Perché. Beh, che in realtà ci avevamo camminato dentro l'altra volta. Addirittura. No, quello pare che faccia molto più danno. Ah, questo sembra molto croccante più che altro. Sembra pattume bello questo.
Provo, vado, vado. Non fa niente. Ah no, fa un danno, vabbè. Ok, allora vai. Un danno si può fare. Mi ha fatto un danno. Allora, qui non c'è nulla. C'è una scala per scendere, ma sotto c'è ancora questo. Sto scendendo, sto scendendo, ho fatto un errore. Oh! Ah, ah, ok, beh, vabbè, però adesso sappiamo che col... il... What the frux? Se non torni su, mi sa che fai la fine del top. Quindi lo possiamo, lo possiamo far partire, vediamo. Oh! Però non so con che cosa. È fatta malissimo la telecamera, voglio morire a 100 all'ora. Tiraci un po' l'acqua. Ma tanto non ci sono le scale. Ah, perché hai spaccato le scale? Si sono spaccate con l'esplosione. E c'ho il PG con mezzo HP. Vabbè, me pozzo, non è quello. Ah no, ma se può. No, no, ci sta, c'è un modo che... Beh, puoi saltare. No, c'è sta... Quell'altra l'hai mandata tipo alla morte. What? Penso. Ma c'è andata da sola? No, vabbè, rip, ma i PG sono stupidissimi. Ah, ma esplode da sé dopo. Madonna. Ma perché puoi farci vedi, ci spari qualcosa. Lo lasci solo infuocato e hai risolto il problema. Siamo distrutti. Poi ritorna, quello è il problema. Ecco qual è la cosa. Sì, no, la faccenda è tipo che uno deve passare al volo e poi arrivare qua giù. Ma se ci tiri invece dell'acqua sopra, che succede? Questa è la domanda. Ma lo provo, aspetta, vediamo. Sempre un po'. Che non ci mandi tutti i nostri personaggi a morire. Nulla. Ah, lì c'è un peculiar flower che hai trovato, ma non te ne sei reso manco conto. No, vabbè, aspetta, carico un attimo. Aspetta. No. Che cazzo era successo? T'ho detto che c'era un peculiar flower. Ma lo prendiamo adesso, porco due. Ma hai visto come stava combinato il party? Ma noi vogliamo vedere se funzionava, no? Ah, ma dici se evitavamo che facesse... Vero, my bad. Io ero tipo preso male e c'avevo due PG distrutti. Tu hai caricato come al tuo solito. Vabbè, ma io non è che scam carico di solito, mi sono tenuto la schifezza del lag addosso. No, ce l'ho ancora. Tu hai caricato nel senso che hai caricato dritto, no? Certo, perché no, così scopro tutto. Intendevo, tu hai tirato dritto per vedere che succedeva se morivamo. Certo. Tutta curiosità. Manca quel tizio con... tra l'altro stavo vedendo il caricamento, manca il companion... quell'altro tizio con lo sgarro in faccia che sembra un Redguard di Skyrim. Allora, siamo qua, ci siamo. C'ho roba da tirarci. E se le maschere fossero, no, le maschere non serviranno alla mazza. Ho riparlato con la porta, quanto la odio. Secondo me dovremmo fare con Gale qua comunque. Dici che c'ha qualcosa? C'ha il cantrip che fa danno da fuoco. Ma tanto non è che devi mandarla a fuoco, perché poi si rigenerano a quanto pare. Questa è la cosa. Cioè sembra che ci sia un marchingegno per farli smettere. Perché prima, quando tu hai cominciato a mandare i personaggi verso la morte, uno ha fatto un perception check. E l'ha passato e ha detto che aveva trovato qualcosa mentre passava. Sono sti cosi che si chiamano Bibberbang Fumes. 3d4 di danno da poison a botta fanno. Appunto che adesso noi non ce l'abbiamo più, perché sta esattamente dalla parte opposta di dove sono io. Cioè questa, non dalla scala, ma dall'altro lamento che scende. Aspetta un po'. Qua. Ok. No. L'hai visto? Sì, però user non mi fa fare niente. Esamina. Ah, questo. E se lo troviamo? O lo attacchiamo? Proviamo. Oh, oh! È questo che esplode. Questo che, ok, questa è la trappola, quindi. Beh, oltre che il veleno, però. Vediamo che succede.
Che può essere che se questo viene distrutto e... Nevermind, non ci ha cagato proprio niente, è andato dritto per dritto. Okay. E se invece uno tira le frecce contro sto coso? No, eh. Quindi o ci pigliamo il danno da esplosione o ci prendiamo quello da coso. C'è poco da fa. O quello da veleno. Però quello da veleno comunque fa vedere un po' quanto ce ne prendiamo se andiamo giù. 1, 80.000. Milioni. Ogni scala c'ha il danno da esplosione, fai conto. E non è però, che arriviamo messi proprio bene bene, eh? Però pare che ce l'abbiamo fatta. Eh sì, mo devo portare giù gli altri, però. E qui c'è Mairina. Che non è... Quindi non ha fatto lo stufato. Non ancora. Facciamo così? Vabbè, facciamo così. E vengo pure con gli altri PG, ma uno per volta. Vediamo quanta vita riesco a perdere. Non salì col tuo, sì, ma porta. Guarda che basta che doppio clicchi sui personaggi. Ti stacchi dal coso e via. Senza che sì, non so perché questa ritardatissima ha fatto sto giochetto. Perché l'avevo tenuti agganciati, li devo sganciare. Si è presa due danni, mamma. Spastichelli maledetti. Vabbè, mo in teoria adesso che ho preso i fiori con Trav dovrebbe essere tranquilla, tra virgolette. Arrivo con Shadow Paola. Shadow Pal. Ho preso due danni in più del dovuto, che avrei potuto evitare, ma NP. Vabbè, il problema è che poi dobbiamo fare lo stesso anche in uscita. Ok, salvo. Vediamo che succede. Che fa? Ah, hai evocato, eccola. You come to my home. E calla. Quindi avete la faccia di venire qui a combattermi dentro la mia tana, eh? Addirittura vi strappo la spina dorsale. La spina dorsale del culo vi sfilo. Vi lascerò vivi finché non vi avrò tolto il midollo spinale. E poi vi resuscito e ricomincio da capo. Portami via, per favore. Mamma mia, mo laghi, spezzo la schiena. Ma no, ma what? Ma perché? Ma scusa, perché ce l'ha con la ragazza? Posso spegnerla io quella cosa? That cage won't last long, a meno che non la spegniamo. Sì. C'ha 100 e fischi HP questa, eh. Tocca stare attenti. C'ha Gobot e passo. Vai qua, vai piccolo mio. Tiè! Al bacio questo, eh. Leave me alone. Sarebbe stato divertente se... No. Cosa? No. Oh no. Ha fatto veramente un per... No vabbè, rip. Cioè, what the frux. Sta spappolato. Sa che mi conviene attaccare qua. Te tiro su con Shadow Art dopo. No. Cosa? No! Cosa? Lo vedi che sta sul baratro? La cacciavi di sotto! Tiragli il calcio! Tiragli il calcio! Non me lo fa fare, non c'ho una bonus action. Non so perché non me la fa fare la perché, bonus action. Perché è saltato. Ah. No!
Avevi la soluzione. Avevamo vinto. Beh, no, avevamo vinto. Ci stava l'altra. Questa probabilmente era una copia. No, l'altra sono copie. No, questa è quella vera. L'hai colpita. L'hai visto che l'hai colpita e ha fatto danno? Piuttosto che invece. Quindi è quella vera. No! Cazzo. Vabbè, lo faccio al prossimo turno se non si sposta. Mi ha anche fatto Old Person un'altra volta tra le varie cose. Ma ci proviamo. Tiro pure una botta. Ho curato il possibile. Levo. Quel doppio Old Person è una bella rottura di coglioni, eh. Perché non fa azioni? Che c'è stato? Ah, è così, perché pensavo fosse sempre la strega. Beh, mo l'abbiamo tipo bloccata, se si muove. Niente male. Si è mossa, bitch. Mi è finito. Posso muovermi. Però mi sa che non è quella di. Mi sa che è quella di. No, posso muovermi. Dovrò attirarla giù, non se la riesci. Oh! Arrivederci! Mamma mia! Abbiamo vinto! Anzi! Ma quanto. Bella trovata! Però il problema è che non la possiamo lootare. Vabbè. Magari c'aveva il loot buono quella. Magari c'aveva il loot buono. O magari erano semplici. No, queste sono story item. Poi sono slime bomb. Chi lo sa? Chi lo sa cosa avrebbe potuto droppare? Ce lo dirà l'inferno, probabilmente. Esatto. Beh, l'importante è vincere. Cos'è sto control orb? Lì ce n'è uno. Oh. Per abbassare la piattaforma. La tipa è già qui. Vai, parla con la tipa. Ha decollato la tipa. Aspetta che ci parlo con Trav. Ma come, you bastard? Hai rovinato tutto. What? Cosa ho fatto? Mi avrebbe riportato mio marito indietro. E adesso non lo vedrò più. Per colpa tua. Hai finito di piagnucolare, che dici? Sì. No, I'm not. Why ruin my deal when I was so... Perché hai rovinato tutto quanto quando ero così vicinettina? Mio figlio sarebbe nato. Questa l'aveva proprio fregata alla grande. Gli avrebbe fatto il pezzo come a noi con l'occhio, ovviamente. Me so. You're going to trade your baby for your dead husband. Infatti, avresti scambiato il tuo bambino con tuo marito? Non giudicarmi. My baby would have been raised in rags. Beh, in effetti. Però potresti lavorare, figlia mia, per esempio. E tuo figlio potrebbe avere una vita normale. Ma no, sì. Quindi questa voleva resuscitare il marito, capito? Alla faccia del patriarcato, per farsi mantenere dal marito e far vivere al figlio una bella vita. Io questa la spingo nel baratro adesso, appena finisce tutto questo. Non venderti così facilmente. No, da quello che ho visto... Saresti una terribile madre, io penso questo, onestamente. Che ne pensi? Sì. Madre terribile. Penso che tu abbia ragione. Damn right. Buttare adesso. Now we'll have to drag Connor's coffin all the way home. It's the only way this child will ever meet their father. Quindi vuole trascinare la come si dice? Il cadavere del marito fino a casa. Sì. No, il cadavere, come la cosa, la coffin, non mi viene in mente adesso il nome. La bara. Qui c'è il lutto, secondo me. C'è una Sylvan Stone. Vai. Non lo so, l'ho presa, vabbè. Cos'è la Sylvan Stone? Found where the Feywind touches the material plane, blah 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 blah. Cosa? Vale 300, quindi va bene. Vale 300, per cui io sono d'accordo. Che è successo? La tipa è... Mamma mia, sì, vabbè, boys, ma che lag fa a volte? Devono un po' aggiustarlo, sto scattinaggio generale. Vediamo che c'è. The Everseeing Eye.
Una staffa, Staff of Crones. C'è una lettera di Ethel. Premi Alt. Giusto. Allora, read, vediamo la lettera di Ethel. Are you feeling alright, Petal? I can't believe you let some pup give you the slip. I'd be mortified. Worry not. My red cups nabbed the bugger. They're taking their sweet time with him. The screaming stopped a few nights past, but the sobbing continues. He'll die regretting he crossed a hag, a mother with a failing mind. You know me so well. I have the most darling mask for her. You must come to this. E poi qualcuno l'ha interrotta. Quindi praticamente il marito l'ha ucciso lei. Sì. Perché si era, aveva ficcato il naso nella sua cosa. E poi dopo era tutta bella presa bene del fatto che fosse venuta anche la moglie. The Everseeing Eye. Questo dà protection from evil and good. Livello 1. Lo facciamo prendere a Shadow Paola. Protection from evil and good. Cioè, tutti i cosi, sono tutte pozioni, ma sembrano tutti veleni. Better divorce. Però il compenso ho trovato. Tutti hanno lì da vendere. C'è una wand, se ti interessa, che si chiama... No, scusa, bitter divorce. No, ho preso la cosa, ho preso la staffa... La prendo. Poi c'è una lettera ad Ethel. Quindi quella era from Ethel. Questa è ad Ethel, read. I've heard business has been slow. Rest assured, I have a job for you. A client fled Baldur's Gate without payment. My agents picked up his trail along the Chionthar, non so cosa sia, and have ensured he will pass through your territory. Do as you wish with him. To him, scusa. In exchange, I have a girl who suits your particular appetites. Her mother's mind is failing. My contact has assured her you can help. I'll have her sent by the usual route, M. Quindi faceva anche scambio di persone questa tizia. Cioè, è in contatto con qualcuno e la tipa l'avrebbe dovuta mandare da qualcuno. Interessante. Un'altra cosa interessante è che queste lettere di merda che su Divinity ti spappolano le palle nell'inventario, qui non si possono raccogliere ed è un plus questo, perché almeno non ti spacchi la mia. Cos'è Lover? Lover's Avarice? Aspetta, io mi posso bere tutto. Via qua, va. Drink Lover Savaris. Vediamo che fa questa. Blup. Wisdom ridotta per sempre di 1. Ok, niente male. Non ho parole. A mother's loathing. Vediamo questa qua. Drink. Whoops. Bite fino al prossimo long rest. Nice. Wilted Dreams. Questo mi dà. La creatura viene osservata dalle ombre. Ok. Missing Pets. Ragni illusionari ti corrono addosso sul corpo e hai svantaggio sugli ability check. Interessante. Stillborn. Questo non si può. Non si può fare Stillborn. Perché posso solo esaminarla questa? Che figo quando fai esamina di far vedere il modello di tutto. Comunque, Lost Time, drink. Mi abbassa l'armatura di 2, non posso fare una reazione. Bene, Broken Promises. Questo mi aumenta di 2 la forza. Ah, e poi ti ho messo anche... E poi quando riposi la forza è diminuita di 1 per sempre. No, cioè, tu da PG normale sei diventato un debuff umano. Disadvantage. Questo qua, vedi questo com'è che si chiama? Heart of Stone. Resistente a poison damage. Oh. Insanity Kiss. 5 turni di pazzia totale. Tiratelo giù finché si muove. Ok. No, prova a buttarmi per terra, tipo, vedi che riesci a farmi. Dovresti riuscire a darti come dai una mattonata in testa, mi stupidisci. No. Sì, no. Ce l'ho. Oh! Bene. Oh! Stiamo combattendo le nostre stesse paure.
Ma io che cosa devo fare qua? Posso usare un PG? No. Ah, sì. No. E il resto quello. Stanno tirando. Vabbè, comunque non c'ha 20 turni di pazzia, per cui dovrebbe essere tranquilla in teoria. Ah, è vero che andava tirato su lei, giusto. Bo-bo-bo-do. Beh, scu... What? What? Ma che è successo? Yabo capì. Basta? No, devo, bisogna aspettare, mi sa che mi passa la pazzia completa, qualcosa di... Oh, abbiamo finito. Mo riparte. Ah, e poi c'è questa bottiglia di terra qua. No, che niente. Ok, possiamo andare qua, direi. Aspetta, faccio un salvettino. Che succede? Ah, siamo sbucati dietro qua. Siamo sbucati dietro qui e c'è Mayrina e la tomba di del marito, che era bloccata dalla spell, che adesso non è più così perché c'è la cosa. Io mi fermerei qua. È un ottimo. Non voglio farmi, non mi ammazzate nei commenti per il cliffhanger, però siamo overboard con le puntate sta settimana. Se no ne facciamo troppe, vi rompiamo i coglioni pure di sabato e domenica. E sabato e domenica generalmente le puntate non escono. Quindi se siete arrivati fino a qua, raga, mi raccomando, seguite il canale, perché il 60% di voi non lo fa. Quindi mi raccomando, più siamo meglio, eh. Anche che se non lo fate, ah. Esatto, Martelli pigia il suo tasto. Esatto. Che è l'unico tasto del Warlock. Esatto. No, adesso ce n'è anche un altro. Adesso c'è pure il Ray of Sickness, ma non lo posso sparare perché non c'è un target. Il Ray of Sickness. Quindi noi ci fermiamo qua, facciamo un riposino, salviamo la partita e poi ci vediamo la prossima settimana per andare avanti e scoprire Mayrina, che in piccio farà col marito e che deciderà di fare se la buttiamo a mare. Quindi, Dale Martelli è tutto. Bella Pips, alla prossima. Bella bella. Ciao.